25 aprile, che importanza per lei questa festa e se di solito, insomma, la celebra? È una festa nazionale, l'ho celebrata tante volte di servizio, quindi in veste istituzionale, in veste privata è una giornata festiva e quindi la festeggerò con la mia famiglia. Questo qui è un locale dalla parte avversa, diciamo, e qui faranno le manifestazioni di tutti i comuni stracci, ha capito? Ho letto che fanno anche la festa dell'unità qua di Sì, solito. locale del PD, via dai, diciamo così. È strano che gli abbiano concesso di fare questa manifestazione. Il posto non l'ho scelto, io sono stato invitato, io non promuovo mai autonomamente i miei iscritti, vengo invitato da associazioni, da privati, da chi vuole sentire Roberto Vannacci spiegare ed esporre quello che ha scritto. Mi hanno invitato a Medicina, sono venuto a Medicina, sono andato in mezza Italia. Quando si definiscono le regole sono chiare. Non sono le forze dell'ordine che bancarellano gli studenti, ma sono gli studenti che si mettono nelle condizioni di essere bancarellati. Scurati qualche giorno fa lui ha parlato di deriva fascistoide nel paese. Sono le opinioni del dottor Scurati, può dire quello che vuole. È ancora comunque oggi importante parlare di antifascismo? No, secondo me no. Ripeto, il fascismo è un fenomeno storico finito 80 anni fa. Se ne può parlare quando si studia la storia, ma per il resto, secondo me, ci sono cose molto più importanti a cui riferirsi. Quella famosa patente di antifascismo non serve a nulla, sicuramente non al sottoscritto, e non conferisce niente. È una cosa pretestuosa, è una cosa non necessaria, non è prevista da nessuna legge, da nessuna norma, quindi non vedo perché bisogni aderire a questa richiesta. Allora,